Vediamo se questo rococò è autentico. Magari niente. La faccio. Mamma mia, è autentico. Scusate per l'intro un po' inquietante, passiamo alle cose serie che è meglio. Oggi andremo a vedere i rococò napoletani. Qui stiamo cominciando ad impastare i primi ingredienti, farina e pisto. Enzo, mi fornisci lo zucchero gentilmente, grazie. 10 kg di zucchero, prego. Diamo una mescolata. Stiamo impastando 10 kg di farina, 10 kg di zucchero, 200 g di pisto, che è l'aroma del rococò, che è un misto di spezie che danno quella profumazione classica tipica del Natale, del rococò. Facciamo un bel cratere. Adesso ci prepariamo ad accogliere le mandorle, ma tante mandorle. Udite, udite, 15 kg di mandorle. Va, amici, va, dallo un bacio. Lo so, sono parecchie, ma è cosa, o si fanno come si deve, o non sanno fa proprio. Quindi il rapporto è 1 chilo di farina, 1,5 chilo di mandorle. Però esce una guerra. Diamo una bella mescolata e tra poco ci prepariamo ad accogliere l'acqua. L'acqua con tutti i suoi ingredienti, tutti i suoi aromi che vedremo passo passo. Adesso prepariamo l'acqua per il rococò. Aggiungiamo 2 pizzichi di sale, che è importantissimo. 50 g di bicarbonato di ammonio, che è l'agente lievitante. Bucce d'arancia tritate, che danno quella profumazione tipica del rococò. L'arancia è importantissima. Un cucchiaino di estratto di vaniglia in polvere. Teoricamente questi ingredienti basterebbero già, però in questo caso andremo a fare una versione leggermente più morbida, quindi aggiungiamo anche altri ingredienti. Un 100 g di miele. E poi un ingrediente extra, ma questo lo aggiungo io. Pasta di mandorla. Eccoci qua, abbiamo dato una bella mescolata e adesso ci apprestiamo per il lavoro, quello più pesante. Questa è la ricetta dei rococò divini. Io l'ho coniata in questo modo perché verrà una colorazione molto particolare, proprio dorata. Questo è dato dall'aggiunta della pasta di mandorla, che conferisce anche una certa profumazione. E poi l'aggiunta del miele, che anticipando leggermente la cottura li rende più morbidi e poi dà quel colore bello dorato che piace a noi. Ci tengo a dire che questo impasto va fatto necessariamente a mano. Voi vi chiederete perché? Perché la bellezza del rococò è aprirlo e trovare la mandorla intera. Se io adesso lo impastassi sotto la tuffante, sotto l'impastatrice, si romperebbero tutte le mandorle, quindi si rovinerebbe il risultato finale. Si cosa casa ne fa a mano. Ovviamente sempre mani lavate, curate, depilate e tutto. E il bello sta appena cominciando. Mo sa da solo faticare. Aspetta un momento. Enzo, oggi faccio Enzo, fammi di strana mano. Grazie. Vorrei sfruttare la tua preponderanza a mio vantaggio. La piciva, mi mamma fa capire niente. Lui è Vincenzo, un nostro collaboratore, ma mi da credere. 2 anni fa, quando venne qua, era sic sic, guardate qua, tutto un bassi rococò. Quindi non è palestra. Aiuto, è fatica. È olio di gomito. E adesso ho cattato nel gomito, ma c'è. Uavici, non l'hanno fatto capire niente, ce l'hanno rapugliata. Direi. Non passi invece che lui, ha avuto fa tutte queste L'impasto sarà pronto non appena scomparirà la farina. Appena non si vede più, vorrà dire che l'impasto è pronto. Abbiamo fatto riposare un po' con l'impasto, l'abbiamo fatto raffreddare, l'abbiamo fatto seccare. Adesso siamo pronti per lavorarlo, quindi prima cosa un po' di staccante per teglie. Abbiamo fatto gli stagli, sono circa 100 grammi, si fa così e poi si chiude. Ecco qua. Facendo una proporzione, ogni rococò contiene circa 30 mandorle ed è questo che li rende speciali. E prima di infornarli passiamo l'uovo. L'uovo va passato 2 volte, quindi facciamo una prima passata. E mi raccomando, asciutto asciutto. Adesso andiamo al forno. Forno sui 180 gradi per circa 15-20 minuti, poi a seconda del forno. Rococò pronti? Eccoli qua. E come sono belli, mamma mia. Enzo, volevo sottoporre la tua attenzione a questi rococò morbidi. Lo vuoi assaggiare? Ma a me mi piace duro, non morbido.
Ah, ci capite, Enzo, però tiene pure 84 anni, uno sa da s'accorta, sa da no, guardare castagne. Ma duro e Rococò è stato sempre duro. Vabbè, che dai c'è dice? Prego, prego, lo provi. Ah. Tutto a posto. Oggi ho visto di tutto. Arrivederci.